Eccoci qua con questo nuovo video. Oggi parliamo del TC Helicon H1, un pedale per armonizzare la voce, disponibile in mercato da diversi anni al prezzo di 175 euro. È un pedale che principalmente può essere utilizzato in due modi. Vi farò una piccola introduzione breve del pedale, poi andremo nel vivo del video. Parleremo di tonalità maggiori, minori, armoniche, minori, doriche, minori naturali per far sì che le nostre armoniche siano sempre intonate con il brano cantato. Allora, principalmente abbiamo due utilizzi, due modi per usare questo pedale. Il primo è selezionando la tonalità con il primo knob, come vediamo, cioè abbiamo il Do, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa, Sol, La, Si. E il secondo modo è selezionare l'ultima voce, dove vediamo appunto c'è scritto chitarra. E in questo modo possiamo collegare una chitarra, ingresso jack è uscita da questa parte. E quindi il pedale rileva automaticamente gli accordi suonati dalla chitarra e genera delle armoniche di conseguenza. Il pedale funziona così: suonando un accordo, rileva la prima, la terza e la quinta dell'accordo suonato e quindi genera di conseguenza le armoniche per la voce. Quindi con la chitarra sicuramente l'utilizzo più semplice ed immediato. E se invece si volesse utilizzare con altri strumenti come il basso, per esempio, in quanto normalmente col basso suoniamo delle note singole, difficilmente suoniamo degli accordi, il pedale non riesce a rilevare la prima, la terza e la quinta, quindi dovremmo impostare la tonalità esatta del brano per far sì che quando suoniamo il basso e cantiamo le tonalità siano in tono. Passatemi il termine. Questo succede anche se siamo dei cantanti e quindi non vogliamo collegare nessuno strumento, va impostata obbligatoriamente la tonalità prima di ogni brano. Quindi andiamo veloce a capire cosa sono questi knob. Il primo è la tonalità, come abbiamo detto, tutte maggiori, poi andremo a vedere come ricavare le armoniche minori, naturale o minore dorico. Il secondo knob è per le ottave, quindi accendiamo il pedale e partiamo da una quinta più in alto, quindi il terzo knob è per la presenza, il volume, quindi per puro scopo dimostrativo alzerò il volume, metteremo questo knob così. Io consiglio di tenere il knob della presenza dell'armonica all'incirca 40%, perché se andiamo oltre si rischia che l'armonica, il volume dell'armonica sovrasta il nostro canto e questo ci potrebbe confondere e quindi tendere a stonare o comunque. Non si ha un effetto molto carino. Io lo suggerisco a 40% in quanto crea un po' di robustezza e di calore alla voce come background. Però, come dicevamo, al momento per farvi vedere come funziona, lo teniamo alto. Quindi abbiamo una quinta alta, una terza. Le armoniche suonate sono quelle della scala di Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. E così via, quindi partiamo da una quinta più bassa, una terza più bassa. Qui abbiamo delle doppie voci, ovvero una terza e una quinta più bassa, quindi il pedale genera due altre voci oltre alla nostra. E una terza più bassa e una terza più alta, una quinta più bassa e una quinta più alta, una terza e una quinta più alta, una terza più alta e una quinta più alta. E quindi entriamo subito nel vivo.
del video. Se dovessimo suonare una traccia che, per esempio, ora mi viene in mente Echoes dei Pink Floyd, che è in chiave di Do minore, suonando con il primo knob impostato sul Do, ora vi faccio sentire le armoniche che risultano stonate. Orribile, come sentite. Quindi cosa succede? Come si generano le armoniche minori quando si è in queste situazioni? Io vi consiglio di andare sul sito di TC Helicon e scaricare il manuale d'uso del pedale H1. Andate nella sezione tonalità e scale. E vi fate un bel screenshot di quella parte, di quella tabella. In questo caso io me la sono stampata, l'ho stampata per avercela sempre a portata di mano, perché senza di questa sarebbe molto più complicato e perderemo un sacco di tempo. Scusate. Quindi, cosa succede? Come vediamo, qui ci sono le tonalità maggiori e le relative minori. Quindi, se noi stiamo suonando in Do minore, cosa dobbiamo fare? Andiamo sul Do. Per la minore naturale dobbiamo impostare il pedale sul Re diesis, per la minore dorica sul La diesis. Come vedete c'è un asterisco in queste tre voci. L'asterisco praticamente qui ci dice tonalità che di norma richiedono di effettuare la selezione tenendo premuto il pulsante on-off. Quindi sostanzialmente quando andiamo a selezionare la nostra chiave, la nostra tonalità, per le tonalità minori, invece di andare solo con il knob, dobbiamo tenere premuto e andiamo a selezionare la nostra tonalità. Non ha importanza se questo procedimento si fa con il pedale acceso o spento, quindi adesso è acceso. Potrei anche fare uguale e andare a selezionare un'altra tonalità. Ma andiamo a vedere, quindi dicevamo Do minore. Come ci dice la tabella, per la minore naturale dovremmo andare in Do, in Re diesis, scusate. Quindi teniamo premuto il pulsante e andiamo sul Re diesis. Ecco qui. Adesso avremo un'armonica naturale minore di Do diesis. Proviamo. Alziamo la presenza, così si sente un po'. Oh, the Ramsey and the Toast, ocean is upon the air. Come vedete già è un po' meglio di prima, ma se non ci convince, se non ci piace, andiamo a provare la seconda, il minore dorico, perché a volte alcune tracce, alcune armoniche, bisogna fare la prova, quale ci stanno meglio tra la minore naturale e la minore dorico. Quindi andiamo sul La diesis, sempre selezionandolo con il full switch premuto. La diesis, sempre per la tonalità di Do, quindi andiamo a leggere così la tabella dall'alto verso il basso. Oh, the Ramsey and the Toast, emotion is upon the air. Oh, the Ramsey and the Toast, emotion is. Sicuramente questa armonica è migliore e quindi il minore dorico suona meglio del minore naturale in questo caso. Il discorso della presenza, come vedete, avere un'armonica troppo alta sicuramente ci confonde a mio parere, quindi se noi la tenessimo, diciamo, a 30-40%, sentiamo la differenza con e senza. Ecco qui.
Quindi, come vedete, se l'armonica non è molto invadente, non fa solo che arricchire la nostra voce e riempire il background. Se la alzassimo, vedete che è molto più difficile intanto cantarci, principalmente perché è un pedale molto difficile da usare in quanto non è un autotune, quindi se siete convinti che questo pedale migliorerà la vostra voce o comunque la vostra tonalità, vi sbagliate di grosso, siete fuori strada. Anzi, vi posso garantire che usare questo pedale è molto più difficile, anzi, è molto più complicato. Ecco, ci complichiamo solo la vita perché bisogna saper cantare bene. Adesso non è il mio caso perché sto ancora sperimentando. Però bisogna saper cantare bene e conoscere le scale del canto o comunque degli accordi, perché se noi stoniamo il pedale non fa altro che creare un'armonica stonata e quindi non fa altro che amplificare il nostro errore. Quindi fin quando cantiamo in tonalità il pedale risponde bene, quando andiamo un po' fuori tono, soprattutto tenendo la presenza alta, oltre a confonderci, accentua il nostro errore. Nulla, quindi riproviamo con le varie. Terza bassa questa. Come vedete, quando tentenno un po' con la voce, si sente subito che il pedale va fuori tono, cioè il pedale, la mia voce va fuori tono. E sicuramente è molto più gestibile quando usiamo le voci singole, perché queste sopra, come dicevo, generano due voci in più rispetto alla nostra, quindi è molto più difficile, riuscire a trovare un bilancio, un'armonia. Proviamo. Ok, cambiamo canzone, cambiamo tonalità, che forse questa è un po' alta per me. Mi viene in mente un pezzo di Johnny Cash in La minore. Ok, quindi La minore, andiamo sulla tabella La per creare La minore naturale della minore. Dovremmo selezionare in Do per creare la minore dorica, dovremmo selezionare la chiave di Sol. Quindi proviamo la prima, sempre pulsante premuto, andiamo sulla tonalità di Do. Accendiamo il pedale ovviamente. Guardate come cambia radicalmente se mettiamo solo poca presenza, quindi per rinforzare un po' la nostra voce. Vedete, si sente, non si sente, e questo fa in modo che in qualche modo copriamo un po' se c'è qualche errore, ecco, non viene accentuato così tanto. Proviamo una terza più alta.
Scusate, il pedale è spento. I hear myself today. Non sono molto contento delle armoniche generate in Do, quindi andiamo a provare quella in Sol del minore dorico, che è, per la mia voce è quello che si adatta di più, e quindi andremo a premere il pulsante chiave di Sol. Alziamo la presenza. I hear myself today to see if I still fear. I focus on the pain. The only fingers free. The needle tears a hole. The old familiar string. Questa armonica in sole sicuramente è più, non lo so, è più idonea, sicuramente la mia preferita rispetto a quella di Do. Facciamo una prova, se vi faccio sentire con e senza. Quindi adesso abbiamo impostato una terza e una quinta più bassa rispetto alla nostra voce. Quindi normale sarebbe così. I hear myself today. To see if I still feel. Col pedale così. I hear myself today. To see if I still feel. I focus on a pain. Questa canzone è abbastanza bassa, quindi proviamo a usare una terza e una quinta sopra, perché già comunque cantando basso, quello che ci manca per coprire sono le armoniche più alte. Alziamo la presenza per farvela sentire un po' meglio. I focus on the pain. The only thing that's real. Vedete, se cantiamo in tonalità, il pedale risponde bene e crea delle armoniche abbastanza naturali, direi, comparata ad altri pedali che ci sono in commercio, che comunque invece hanno un suono dell'armonica un po' più metallico e quindi meno reale, ecco. Proviamo un'ultima traccia che mi viene in mente degli Other Lives, si chiama 412, che se non sbaglio è in Fa diesis minore, quindi Fa diesis. Proviamo direttamente la seconda armonica del Fa diesis, il minore dorico, quindi il Mi. Quindi andiamo a selezionare col tasto premuto il Mi. Questo è il nostro accordo di Fa minore, Fa diesis minore, scusate. Quindi senza. Oh, I was in a dark age. Oh, I was in a dark age. Oh, I was in a dark age. Oh, I was in a dark age.
cage. Mettiamo meno presenza. I was in a dark cage. Still here today, all spiderings and messy crying. Ecco qui, come vedete, è molto difficile domarlo, se possiamo dire così. C'è tanto da studiare, tanto da sperimentare, sicuramente è un oggetto molto, molto interessante. Consiglio l'acquisto, sicuramente sì, solo se non vi aspettate che il pedale, come forse ho già detto prima, faccia i miracoli. Perché di miracoli qui non ce n'è, anzi andiamo solo a complicarci la vita, però dall'altro punto di vista, dall'altro lato, sentire l'armonica generata dalla nostra voce, quindi dal nostro cantato, ci può insegnare, o comunque possiamo imparare ascoltando l'armonica a come migliorare il nostro canto, perché se noi siamo in Do e io cantassi stonato, comunque una nota che non è in scala, con l'armonica lo riesco a sentire subito e quindi posso correggere questa cosa. Per esempio, se io sul Do suonassi questa nota, il Do diesis, che non fa parte della scala di Do, quindi. È un casino, è proprio brutto. Quindi, in questo modo riusciamo a scoprire le scale degli accordi anche senza, ovviamente ci vuole orecchio, però anche senza averle studiate. Quindi, mi fa e così via. È tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like o un commento. Se avete qualsiasi tipo di dubbio o se magari non sono stato chiaro su alcuni passaggi, sarò felice di rispondervi a tutti, insomma, per quel che posso. E nulla, ci saranno altri video sicuramente in futuro. Sto lavorando anche per organizzarmi al meglio, per avere un setup un po' più professionale. Quindi iscrivetevi al canale se volete supportarmi e sicuramente mi aiuta, mi motiva a fare sempre dei video più di qualità e nulla. Grazie e buona giornata.